Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con l'edicola rassegna stampa per dare insieme uno sguardo, un'occhiata ai principali argomenti pubblicati quest'oggi dai quotidiani. Il Corriere della Sera, la pagina iniziale, Messina Denaro, morte dell'ultimo padrino, il ruolo, i soldi, cosa lascia e chi sarà l'erede. Il commento di Giovanni Bianconi, Usiku, così lo chiamavano, è morto l'altra notte nel letto dell'ospedale dell'Aquila. Non si è pentito mai il boss Matteo Messina Denaro. Sospirano di sollievo i politicanti collusi e gli uomini di onore e d'affare complici. I segreti rimarranno tali, lascia tesori nascosti e soprattutto lascia un trono che dovrà avere un erede. Così commenta il giornale la scomparsa di Matteo Messina Denaro. Il cordoglio social e il paese del boss. Viaggio a Castelvetrano, dove il Corriere ha raccolto un po' quelle che sono state anche le reazioni della stessa opinione pubblica degli abitanti di Castelvetrano dopo la morte di Messina Denaro. La politica sale la tensione con Berlino, migranti Meloni scrive a Scholz, stupore per gli aiuti alle ONG. Orbán, il patto dell'Europa ha fallito, ci sono delle varie valutazioni, decreto energia, poi per quanto riguarda la situazione legata al nostro paese, sanatoria sugli scontrini e bonus benzina per le famiglie per alleviare le spese sempre crescenti legate alla erogazione dei prodotti energetici. La politica, intesa dal punto di vista direi più partitico, di schieramento, la sinistra che urla non vince, il commento di Angelo Panebianco, e in effetti questa oggi sembra essere un po' una costante. Il caso, la decisione del Guinness, l'alpinista sono sciocchezze, Messner cancellato il record degli 8.000. L'alpinista altoatesino Reinhold Messner, ritratto sulle pareti del K2 durante l'ascesa compiuta nel 1979, cancellato a Reinhold Messner il record di avere scalato senza l'uso di ossigeno. Il Guinness ha assegnato il primato ad Edmund Viesturz. Messner avrebbe mancato la vetta dell'Annapurna. Lui afferma che sono sciocchezze, di fatto una polemica che vedremo se rientrerà e quando rientrerà eventualmente. Corriere Fiorentino. L'agonia delle edicole non è più lenta. In 40 hanno chiuso, una sola ha aperto. Il caso è di Firenze, ma crediamo sia generale, diffuso, perché in effetti molte edicole stanno concludendo, stanno terminando la loro attività. Molto spesso non vi è un ricambio, anche generazionale, e appunto per questo chiudono. E questo cambia un po' anche quelli che sono i connotati delle città, soprattutto in alcune zone ritenute storiche. Ex GKN, la ritirata del governo, si accende lo scontro dopo l'avvio della procedura di licenziamento per gli operai. Giani, da mesi un silenzio intollerabile. La regione, Roma faccia la sua parte, ma dal ministero no alla, no, la reindustrializzazione tocca a voi. Quindi una sorta di bilanciamento delle competenze. Il governo afferma che la responsabilità è della regione, la regione afferma che invece questa responsabilità è del governo. Fatto sta che la condizione, la situazione degli operai adesso è una situazione quanto mai problematica. Tegola per la Fiorentina per l'infortunio a Dodò, un infortunio che sembra essere più grave, è più grave del previsto perché il ginocchio si è rotto e la stagione di fatto è già finita perché il giocatore dovrà rimanere fuori dal campo almeno per 6 mesi. Poi ancora, monopattini e biciclette a noleggio, pugno duro per la sosta selvaggia a Firenze e quindi lunga attesa dei taxi, un altro fine settimana di disagi tra stazione e aeroporto. Anche Firenze quindi avverte, così anche come le metropoli, il problema dei taxi e della loro presenza, soprattutto in alcune ore del giorno. Il primo servizio di questa nostra edicola rassegna stampa è dedicato a un ritrovamento. Albero d'oro di Lucignano, ritrovate alcune parti a 100 anni dal furto. Servizio di Massimiliano Mantiloni. Sono state rinvenute alcune importanti porzioni del cosiddetto albero d'oro di Lucignano, il reliquario considerato tra i capolavori assoluti dell'arte orafa italiana. A oltre 100 anni dal furto del 1914, il recupero di alcuni elementi dati per perduti è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Nucleo Carabinieri per la tutela dei beni culturali di Firenze. Rinvenute 4 placche in rame dorato e argento smaltato, 16 ex voto in argento, una miniatura su pergamena e un cristallo di rocca molato.
Dopo aver appurato l'originalità dei pezzi, li abbiamo assolutamente immediatamente messi in sicurezza nei nostri locali per poi consegnarli all'Opificio delle Pietre Dure. Destinata alla chiesa di San Francesco a Lucignano, l'opera venne iniziata da un ignoto maestro trecentesco nel 1350 e portata a termine nel 1471. Si parla di pezzi del simbolo di Lucignano, che è l'albero della vita, l'albero d'oro, è l'opera più importante del nostro museo civico. Quindi oggi riconsegniamo alla nostra comunità dei pezzi che mancavano dal 1914. Tra il 1927 e il 1929 molti frammenti dell'albero, fatto a pezzi da ladri per facilitarne il trasporto, vennero ritrovati nelle campagne del comune di Sarteano nel Senese. L'albero è attualmente composto da una sessantina di parti. Hanno costruito tutti insieme un percorso che ha portato a far rivenire fuori, prima con le informazioni, poi materialmente, quei 5 medaglioni che vanno così ad integrarsi con quell'albero della vita che nel 2015 è stato il simbolo dell'Italia all'Expo di Milano. Le reazioni dopo il ferimento di Striscio di una bambina avvenuto a Patrignone per un colpo di fucile, quanto accaduto è il prodotto di un clima costruito consapevolmente da maggioranza e opposizione parlamentari, unite per dare maggiore spazio ai cacciatori. Questo è il giudizio di Massimo Vitturi, responsabile della Lab Animali Selvatici. L'emendamento caccia selvaggia inserito surrettiziamente nella finanziaria, prosegue Vitturi, dispone che i cacciatori possano entrare in città e nei parchi. La bimba vittima della follia venatoria è stata colpita al volto da un numero imprecisato di pallini, mentre era nel suo giardino di casa, un'area, conclude Vitturi, che ogni genitore ritiene essere sicura da ogni pericolo. E ancora, cronaca, un uomo di nazionalità straniera è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione del Lago perché trovato in un veicolo rubato dove aveva nascosto un'arma da fuoco con matricola a brasa. Alla vista dei militari ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato subito arrestato, condotto in caserma e riuscito a fuggire. Sono in corso le ricerche. Vediamo la cronaca nazionale della Nazione, il titolo, poi passiamo a quella di Arezzo. Bollette e trasporti, 1.300.000 euro di aiuti. Il governo rinnova gli sconti contro il caro energia, bonus benzina di 80 euro ai redditi bassi, sussidi per gli abbonamenti degli autobus, sanatoria degli scontrini per i negozi, condonare piccoli abusi edilizi, scrive e dice Cattaneo di Forza Italia, non pericolosi per l'ambiente. Poi qui di spalla notizie riguardanti la cronaca di Arezzo, cantieri bloccati, ecco la città del degrado, morì sotto i ferri, medico dovrà pagare 1 milione e quindi abbiamo visto il servizio, l'albero d'oro torna integro dopo un secolo. Ecco la cronaca di Arezzo, sbagliò intervento, paga 1 milione, la condanna della Corte dei Conti dopo la morte di un paziente, noto medico deve risarcire l'azienda sanitaria locale. Fermi tutti, un viaggio nei cantieri bloccati in città viene compiuto dalla Nazione che documenta le situazioni di degrado di alcune parti del capoluogo. Poi ancora coltellate al compleanno, la vittima rischia ancora la vita, il fatto come detto accadde a Sansepolcro. Crollo a scuola, il Marconi trasloca in parrocchia, questo a San Giovanni Valdarno, e poi la capitale del turismo, 160 tour operator al Palaffari perché Arezzo sta dimostrando in fondo anche di meritare, se vogliamo, questo riconoscimento. Viaggio fra i cantieri, poi la politica, la situazione all'interno del PD, una segreteria per due, Barbara Croci e Michele Ausilio per il Partito Democratico. Ci sono anche dei riferimenti, anche e soprattutto, a quelle che in teoria potranno essere le eventuali strategie che potranno portare avanti i due aspiranti, perlomeno così inquadra il problema la Nazione. Morì dopo l'intervento, medico condannato dovrà risarcire la ASL con 1 milione di euro. Poi ancora, non solo ambulanze, Gradassi, sono salvi gli aiuti a 350 famiglie perché sono in arrivo finanziamenti, il piano siglato in regione, soddisfazione del numero 1 della Croce Rossa Italiana di Arezzo. Fondi utili non solo per le urgenze ma anche per pacchi alimentari e bollette. In Toscana, la Toscana in vetrina al Palaffari, al via la fiera con 160 tour operator, una regione in mostra, saranno vere e proprie esperienze, quelle offerte tra arte, cultura, gastronomia e outdoor.
E ancora, Crucifera guarda al futuro, Fazzuoli non si accontenta, possiamo aprire un ciclo, comprensibilmente euforico il quartiere rossoverde dopo la vittoria nella giostra di settembre, fra l'altro domenica scorsa si è svolto anche il Te Deum in cattedrale. Ci sono notizie poi dai comprensori, qualche notizia di approfondimento, crollo al Marconi a San Giovanni Valdarno, aule in parrocchia, tra un mese l'inizio dei lavori. Area verde di Viale Cadorna, siamo a Montevarchi, scatta la raccolta delle firme, residenti contro il comune. Il palio di Castiglion Fiorentino fa visita a Papa Francesco, venerdì la sfida per salvare una vita, quindi la gara premia il migliore massaggio cardiaco, una sfida che potrebbe portare i rionali di fronte al pontefice. Albero d'oro di Lucignano, pezzi rubati 100 anni fa, reliquiario, inizia il restauro. E poi ancora rischia ancora la vita per le coltellate, innocenti, vertice sulla sicurezza, il fatto è accaduto come detto a Sansepolcro. Il censimento del re delle foreste, quindi Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in 700 nel parco per sentire i cervi, ma gli esemplari sono diminuiti, questa è un po' la condizione attuale del parco con riferimento alla presenza dei cervi. Prossimo servizio viene da Perugia. Parliamo di trasporti, l'assessore umbro ai trasporti Mela Secche ha annunciato un tavolo tecnico su Medio Etruria che si terrà proprio domani. Servizio di Arianna Sorrentino. Mercoledì ci sarà un incontro per la futura nascita della stazione Medio Etruria, ad annunciarlo l'assessore ai trasporti della Regione Umbria Enrico Mela Secche. Stavolta al tavolo ci sono anche i potenziali gestori del servizio di trasporto futuri, Italo e Trenitalia, che dovrebbero servire l'area del centro Italia a cavallo tra Umbria e Toscana. La stazione sta andando avanti questa analisi scientifica dei vari parametri, sono 18 parametri, è un calcolo abbastanza complesso, nei sottoparametri ci sono delle ponderazioni e devo dire che si sta andando avanti in questo lavoro, per cui alla fine avremo un quadro completo che tiene conto degli abitanti, delle distanze, di tutte, del costo dell'opera a seconda delle varie ipotesi, dei tempi di realizzazione nelle varie ipotesi. È un discorso molto complicato, complesso, ma che è giusto che venga fatto. L'annuncio è arrivato a margine della conferenza stampa che l'assessore Ternano ha convocato sul tema Freccia Rossa in risposta alle polemiche degli amministratori della sua città. Dalla giunta Bandecchi era arrivata la richiesta di far arretrare a Terni il Freccia Rossa che attualmente parte da Perugia. Ipotesi non percorribile e assurda, gli orari decisamente scomodi e allungati sono stati illustrati in un grafico dal direttore generale dei trasporti Nodessi Proietti e dal dirigente Naldini. Vediamo il Corriere di Arezzo, adesso frase shock su Napolitano, Castiglion Fiorentino, presidente del centro sociale, costretto a dimettersi, afferma che non si riferiva al presidente della Repubblica. Fatto sta che ci sono state comunque delle polemiche. Persone colpite dai pallini, eventi rari ma ci sono, dopo l'episodio della bambina di Patrignone raggiunta una guancia, Jacopo Piantini, presidente di Analcaccia, cacciatori massima attenzione, soprattutto quando sono vicino ai centri abitati. Un secolo dopo il record, il motore torna a rombare, restaurato da Leonardo Sordi, il Fiat AS6 del volo a 709 e 202 km all'ora. Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, multato per errore a Roma, cittadini attenti prima di pagare, verbale per infrazione nel giorno in cui era in comune a Castiglioni, numero della targa è stato invertito. Torni la scuola in via Filzi, Alessandro Caneschi, o anche un'attività sociale se il comune ne prende possesso. Giovedì il caso approda in consiglio comunale, il PD sui lavori fermi alla caserma, ampliamo quella che esiste già. Chiassa Superiore al sicuro perché ci sono stati interventi del consorzio di bonifica, soprattutto sulle arginature. Notizie dall'Italia e dal mondo. Qualche notizia dalla provincia, per esempio da Castel San Nicolò, dove è stato inaugurato il nuovo municipio restaurato. I lavori sono durati 4 anni, grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Antonio Fani e anche dagli altri presenti, ovviamente. Critica Napolitano sui social, è bufera e poi deve dimettersi. Ancora grave il romeno accoltellato a Sansepolcro. Poi ancora notizie dall'Alto Tevere, Sogepu, quindi si parla di raccolta dei rifiuti, presenta il nuovo direttivo.
Notizie anche riguardanti il trasimeno, l'inserto sugli animali e quindi riferimento allo sport, con cui terminiamo. Arezzo via la prevendita perché scatta l'acquisto del biglietto per la partita di sabato contro il Pontedera. Obiettivo superare le 4.000 presenze. E c'è da sperare che in fondo anche la bella vittoria ottenuta dagli Amaranto a Chiavari possa incentivare la presenza di pubblico sulle gradinate dello stadio Città di Arezzo. È tutto per questa edizione della nostra edicola rassegna stampa. Grazie quindi a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.